che l'iniziativa sia destinata ad avere successo e sembra che l'obiettivo principale di questa fiaccolata sia stato raggiunto, cioè quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e quello di sensibilizzare anche il mondo maschile a manifestare un no nei confronti delle violenze che vengono quotidianamente perpetrate nei confronti delle donne. Il messaggio è anche quello di sensibilizzare le istituzioni affinché si attivino per il mantenimento dei centri antiviolenza ed esercitino un maggiore controllo anche sul personale che all'interno di queste strutture viene impiegato. Perché è necessario che all'interno di queste strutture il personale sia fortemente specializzato e dotato di una particolare sensibilità nei confronti delle problematiche che vanno ad affrontare. Probabilmente non c'è una peculiare selezione nella individuazione del personale. E i centri antiviolenza sono una necessità sempre crescente, ce ne rendiamo conto ogni giorno, basta violenza sotto tutti i punti di vista, alle donne, ai minori, sotto qualsiasi forma si manifesta. C'è la necessità, so che i centri antiviolenza stanno soffrendo un momento di grande difficoltà economica. Ed è pur vero che non sempre, non tutti i centri di antiviolenza hanno le professionalità adeguate per affrontare questa situazione gravissima. È in itinere il trasferimento delle funzioni dalle regioni ai comuni. Riteniamo che debbano essere trasferiti i centri che veramente hanno le professioni adatte per poter svolgere proficuamente questo gravissimo compito. Guardi, ancora il passaggio sarà lento e graduale, sarà impossibile pensare che si possa nell'immediato avere le professionalità anche giuste al comune per poter esercitare il controllo. Con la regione siamo d'accordo che questo passaggio avvenga gradualmente anche con le professionalità affiancate dalle professionalità che ci sono alla regione e anche nelle ASP. Donna violentata e stuprata. La donna come va oggi? Beh, sicuramente la più. Quando ero piccola così, ero certa che sarei diventata una grandissima star. Dove ero un'altra persona? Cominciai ad uscire già da giovane. Si mugino lì di coglioni. Chi stai pregando? Beh, tu, senta la chiesa. Accudita. Madonna, che freddo!